Grandi ragazzi, allora eccoci qui, post semifinale di Coppa Italia, Lazio-Milan. Che dire, fino a qualche mese fa sarebbe stato impensabile, per come si giocava, pensare di riuscire a centrare una finale di qualunque cosa. Invece ora ci ritroviamo in finale di Coppa Italia con la Juve, che non è una finale di Champions League, ma ripeto, da quando è arrivato Gattuso le cose sono cambiate. Siamo molto più solidi dietro, anche ieri abbiamo fatto fatica a creare gioco, anche a ripartire, soprattutto nel primo tempo dove la Lazio ha avuto più di un'occasione per farci male, ma Donnarumma ci ha salvato. Poi nella ripresa c'è riuscita qualche, e nei tempi supplementari c'è riuscita qualche ripartenza in più, tant'è che poi alla fine, se vogliamo, le occasioni più grosse le abbiamo create noi, nonostante comunque il pallino del gioco ce l'avesse sempre un po' la Lazio, però noi dietro siamo stati veramente invalicabili, abbiamo tenuto testa all'attacco più prolifico della Serie A, a una squadra comunque che unisce qualità, quantità, fisico e tecnica, perché comunque ha gente molto fisica come Milinkovic, come Immobile, e l'abbiamo tenuti molto bene, con Bonucci e Romagnoli che poi hanno segnato anche i rigori decisivi, quindi cosa chiedere di più. Quindi ragazzi, davvero una buona prestazione, soprattutto difensiva, non abbiamo fatto segnare una grande squadra, e poi ripeto, paradossalmente le occasioni più grosse le abbiamo avute noi. Io quella di Kalinic è veramente inspiegabile, veramente con lui aveva fatto un buon ingresso con la Roma, aveva dato una bella palla a Calabria, era entrato bene, però poi vedi, come ho già detto, si muove bene, tocca bene il pallone, ha una buona tecnica, si impegna per la squadra, però poi gli manca il gol a questo giocatore qua, non so come mai, aveva detto mi prendo la 7 di Shevchenko perché io non sento le pressioni, beh insomma mi sembra che la 7 ti stia un po' pesando, o comunque insomma, meno male che è esploso Cutrone in attacco, perché se andiamo a vedere i numeri, tra Kalinic che non segna mai e André Silva che segna solo in Europa League, meno male che Cutrone è esploso, perché altrimenti gol degli attaccanti stavamo veramente messi male. E quindi ragazzi, ora sotto col derby, ora poi c'è l'Arsenal, quindi è ancora lunga la strada, però veramente non prendiamo gol da 6 partite consecutive, vedi, se poi la difesa dietro reggi bene, poi la palla gol ti capita, e dietro siamo veramente bravi. Un plauso alla squadra tutta, hanno giocato praticamente i due centrali sempre perfetti, Calabria ha giocato molto bene ancora, Rodriguez a me è quello che convince meno dietro, e poi ha sbagliato anche un'altra volta un altro rigore, che sì, fino a quando ne ha avuto anche lui ha giocato. Io nei rigori avevo, dopo che Kalinic ha sbagliato quel gol lì, non ero convinto che si perdesse ai rigori, anche perché aveva tolto Suso e che sì, che erano, insomma, sono due nostri bei rigoristi, quindi io non ero fiducioso, soprattutto dopo che Kalinic ha sbagliato quel gol, ho detto vabbè, allora si perde, invece poi ce l'abbiamo fatta grazie anche alle parate di Gigio. Ragazzi, ci vediamo presto con un nuovo video, forza Milan, boom.